Si fa fatica perché dopo un primo tempo con almeno 5 palle gol non concretizzate, non ci si aspettava che la Viterbese tornasse in campo dopo la ripresa in questo modo. Errori che non ci si può permettere in questa condizione, in questa situazione e che determinano un risultato oggi pesante, pesante per tutti, per te, non ci nascondiamo, per la squadra. Per la tifoseria che ancora sta contestando e per una Viterbese che in queste condizioni, lo dobbiamo dire, fa fatica a salvarsi. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto chiedo scusa ai tifosi, chiedo scusa a chi ci sostiene, a chi soffre, insieme a noi, perché soffriamo anche noi. Abbiamo fatto un buon primo tempo, creando diverse occasioni per andare in vantaggio. Non siamo stati bravi, capaci, determinati a farlo e abbiamo concesso subito all'avvio un rientro in campo disordinato, un rientro in campo con poco coraggio, con errori individuali che poi nel calcio, quando fai una cosa fatta bene, ti prendi gli applausi, quando sbagli devi chiedere scusa. E quindi io chiedo scusa per quello che è successo da parte di chi poi, ecco, ha commesso questi errori. Però così è difficile, perché butti via una settimana di lavoro, butti via un buon cammino che avevamo intrapreso e niente, ragazzi. Mi dispiace veramente, con la massima umiltà, ripeto, chiedo scusa. Senti, visto, il campionato è compromesso a dir poco, no? Perché poi il Messina visto oggi mi preoccupa, è una squadra che penso farà bene nel futuro. Però ho visto che, insomma, Messina dentro Kragl, dentro Perez, dentro Ferrara, dentro Fumagalli è un'altra squadra, cioè ci ha dato soprattutto nel secondo tempo lezione di calcio, cioè loro dalla cintura in su ogni volta che prendevano palla era un pericolo per noi. E questo è preoccupante. Messina è ultimo. Era ultimo. Il Messina, non voglio parlare del Messina, parlo di noi e purtroppo non siamo pronti, non siamo pronti. Quando ho cercato di cambiare qualcosa ho peggiorato le cose, quindi assolutamente non punto il dito contro nessuno. E mi prendo le mie responsabilità perché ho fatto delle scelte per cambiare la partita e invece l'ho peggiorata. Quindi questo è il calcio. L'allenatore è responsabile tecnico, è responsabile della baracca e in questo momento mi sento di dire scusa. Mister, io sta domanda non te l'avrei mai voluta fare, ma te la devo fare. Ti senti in bilico? Ti senti in discussione? Ma sinceramente io mi sento in discussione tutti i giorni perché il mio lavoro fa parte anche di questo, quindi quando poi perdi uno scontro diretto è normale che la cosa si aggrava. Io sono con la coscienza pulita, nel senso che faccio il massimo insieme al mio staff per portare una squadra equilibrata in campo. E cerco di dare delle indicazioni giuste a quello che può essere la gara che vai a affrontare e quindi ci metto anima e cuore, questo è poco ma sicuro. Se dovesse la società decidere qualcosa del genere, vado senza problemi via con la massima umiltà e con la coscienza pulita perché non dormo la notte per la Viterbese, quindi è il massimo che ho fatto. Mi sei detto cose importanti e anche pesanti sotto un certo punto di vista, responsabilità sui cambi, la partita è colpa mia. Ti stai aspettando qualcosa, come ha detto Eleonora, magari, da parte della società, dopo questa sconfitta così pesante?
Ma se la Viterbese è terz'ultima, penultima, ultima oggi, è perché merita questa classifica. È perché la Viterbese ha bisogno di elementi che vanno a rafforzare insieme a quelli che abbiamo una squadra che al momento ha dimostrato questo. Quindi non stiamo togliendo niente a nessuno, non stiamo incolpando nessuno, è il calcio. Quindi la finestra di mercato di gennaio serve a qualche modo a dare linfa nuova, no? Quindi in qualche modo aspettative nuove, dare coraggio. Ma al momento, insomma, siamo fermi con le quattro frecce. Quindi i ragazzi che sono arrivati sono ragazzi eccezionali, che però non sono i Kragl e via discorrendo. Quindi non voglio assolutamente poi andare oltre. E abbiamo un direttore sportivo di molta esperienza, bravo, e di conseguenza sa dove intervenire, supportato dalla società. L'analisi l'hai fatta te, Messina con Kragl, autore di un bel gol, di Perez, ha fatto reparto da solo davanti, grande attaccante. E loro hanno preso giocatori importanti, noi li stiamo aspettando, cioè, e aspettare è pericoloso. Domenica andiamo a Pescara, ragazzi, viene la Juve Stabia, poi andiamo fuori, poi abbiamo Napoli e Catanzaro, cioè, la classifica non ci aspetta, non possiamo permetterci 20 giorni, un mese per mettere in condizione i nuovi arrivati. Dopo è troppo tardi, è inutile che li abbiamo presi. Il campionato corre veloce, il calcio corre veloce, e quindi se in qualche modo hai un tempismo giusto, magari riesci a barcamenarti e poi cresci in quello che può essere ogni aspetto di campo. E noi dobbiamo farlo in fretta tutti insieme. E ripeto, il primo responsabile è Emanuele Pesoli. Mister, buonasera. Allora, io vorrei tornare un attimo sulla partita di oggi. Allora, io penso che oggi la partita l'hai preparata pure bene, perché comunque il primo tempo abbiamo visto una Viterbese tonica, determinata, che ha prodotto 5 occasioni da gol, ok? Tutti l'abbiamo apprezzata questa cosa. Allora, puoi farci capire che cosa è successo tra il primo e il secondo tempo? Perché il Messina era sempre quello, secondo me. È la Viterbese che è entrata in campo senza testa. Perché è successa questa cosa, secondo te? Siamo fragili, alla prima difficoltà sbraghiamo. Quindi l'errore di Christian è un errore difensivo, una lettura sbagliata, una corsa sbagliata, che fanno anche in Serie A. Non siamo stati capaci e lucidi da restare in campo con un criterio, quello di portarla fino alla fine in quel modo. Nel momento in cui vai sotto di 2, riesci a riaprirla, concedi ancora per un errore in uscita il terzo gol, ragazzi, non c'è tattica che tenga, è inutile che parliamo. Il calcio è fatto di episodi. Chi è più bravo a sfruttarli vince la partita. Chi è più bravo a non fare errori magari non la perde.